Buonasera, oggi famo un piattino buono, fresco di pesce, perché sapete, insomma, ormai avrete capito che per me il pesce è la base fondamentale. Andiamo a fare il merluccio e adesso Giorgina però vi dice gli ingredienti. Allora, merluzzo come vi ha detto Robby, poi abbiamo prezzemolo, cipolla tritata, patate, olive sempre tagliate piccolette, peperoncino, vino e capperi, olio, sale ovviamente. Logicamente, olive tagliate piccolette è spettacolare, E alla vabbè, Giorgina. tagliate piccolette, come gli devo dire, tagliuzzate. Allora, mettiamo Ride. un po' di olio. Tritate mi sembrava eccessivo perché non so tritate. Tagliate piccolette. Il nostro aglio Aglio. sghiacciato. Allora, facciamo un po' scaldare l'olio. Nel frattempo, Giorgina non vi ha detto che io sto preparando il brodo vegetale, ve lo dico io, eh? Ma poi pure questo gli devo dire, fa troppo. Giorgina, se Scusa, no. tu prima devi dire, io intanto ho preparato il brodo vegetale, poi Giorgia vi dice gli ingredienti. Ah, per colpa E mia. certo, mo pure il brodo vegetale no, È troppo eccessivo. troppa roba. Certo, eccessivo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ok. Allora, mettiamo la nostra cipollina rossa. Mi raccomando, abbassiamo il fuoco, eh. Se no si brucia No, si tutto, brucia come tutto. succederebbe a me. A Giorgina, mettiamo il nostro merluzzetto. Aggiungiamo il nostro prezzemolino. E voilà, e facciamo cuocere tutto a fuoco basso per 10 minuti, ok? Ma basso, eh? Mettiamo un po' di sale. Adesso togliamo il nostro merluzzo, se ci riusciamo. Se ci riusciamo. Dai, dai, che ce la fai? Sì, La faccio, dici, eh? fattibile. Fattibile, dici, Sì. eh? Ma speriamo. Mettiamo il nostro merluzzetto. E nella stessa padella Sì. andiamo ad aggiungere i nostri capperi. Buoni. Sempre un po' tritati, eh? Andiamo ad aggiungere la nostra patata, che noi la tagliamo grossolanamente così, e andiamo a mettere il nostro brodo vegetale. E andiamo a cuocere la patata. Lo teniamo sempre a fiamma bassa fino a che la patata si è cotta. Togliamo il nostro aglio, che ormai si è insaporito tutto con l'aglio. Mi raccomando, la fiamma bassa, eh. Poi andiamo a schiacciare le nostre patate, vedete? Schiacciamo le nostre patate. Vedi? Fagli vedere, Giorgi. Sì. Sta schiacciando le patate. Dai! Vedete, a questo punto qui diventata un po', si deve ritirare, deve formarsi una crema. Andiamo ad aggiungere il nostro Merluzzetto. merluzzetto. Andiamo ad aggiungere le nostre olive, che coloriamo un po' il tutto, vedete? Ok, andiamo a fare una sfumatina di vino bianco. Giorgi, non ti preoccupare. No, no, ho capito che ormai non fai più. Ok, mettiamo un po' di sale, un po' di prezzemolino,
e facciamo ritirare un po', eh? Come si ritira 2 minuti, 3 minuti, spengiamo. Vedete come deve rimanere una crema? Andiamo a spengere e andiamo a fare il nostro Impiattamento. impiattamento. Allora, vediamo. Allora, mettiamo, aggiungiamo comunque il nostro pepe. Il nostro peperoncino. Scusate, io tra pepe e peperoncino. Mettiamo un po' di prezzemolino, mettiamo le nostre olivette nere, Fatte a pezzettini. pezzettini alla Giorgina. Olivette tagliate alla Giorgina, dai. Ci Vabbè, dai, ci sto. stai? Sì. Io direi che lo voglio fare semplice, 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 così. Vai, Giorgi! Semplice, Eccolo qua. semplice, Buono. semplice. Adesso Bello. facciamo quello che di... Mo' ve lo dico io, ragazzi, Ok, eh. dai. Vedo di... Buonissimo, veramente buono, ragazzi. Fatelo questo perché è semplice, ma è buonissimo. C'ha dei sapori particolari. Oggi è sabato, non voglio stancare troppo, quindi se rilassiamo un po' tutti. Vi abbracciamo io e Giorgina a tutti quanti. Vi salutiamo, un bacione e ci vediamo domani. Ciao! Dai.